Nuovo taglio dei tassi in arrivo. È una notizia positiva o negativa per i mercati? Cosa possiamo aspettarci? Ma soprattutto, cosa possiamo aspettarci per Bitcoin? In questo video, voglio andare a far chiarezza su alcuni punti particolarmente importanti da tenere in considerazione. Perché sì, abbiamo parlato tante volte di analisi ciclica di Bitcoin, ma l'analisi ciclica a volte deve scontrarsi con quella che è l'economia globale. E quindi in quest'ottica delle cose possono cambiare. In particolare, il momento di mercato che stiamo vivendo è un momento estremamente particolare. Questo ciclo, come ho già detto più volte, sarà leggermente diverso. Dobbiamo capire in che misura e in base a che cosa, cioè che cosa andrà a condizionare proprio questo ciclo qui. Partiamo però immediatamente con un'analisi di breve termine su Bitcoin. Vediamo Bitcoin in questo momento che sta. Lateralizzando ancora, siamo ancora sul nostro canale laterale, quindi nulla di particolare. Si arriva al classico bottom tra i 57k e i 60k, poi si rimbalza, si torna su. Attualmente siamo leggermente sopra quello che è il livello medio, quindi questo molto positivo per Bitcoin, perché ovviamente rimanendo sopra questo livello è più probabile che si faccia un'esplorazione verso nuovi top. Al contrario, è più probabile che vada invece a esplorare poi le sezioni più basse, quindi quelle tra i 40 e i 50k più o meno. Quindi questi sono i livelli come al solito a tenere in considerazione. In questa fase potremmo tornare a trovare magari 70-71k o giù di lì. Attualmente un piccolo ritracciamento, recupero, potrebbe esserci ancora qui, magari un ritracciamento un ritorno su questi livelli qui o magari più alti insomma sui mercati è sempre tutto un forse e sarà sempre tutto un forse l'unica cosa che noi possiamo fare è analizzare la situazione attuale analizzare soprattutto la situazione macroeconomica per capire dove stiamo andando cosa sta succedendo e in base a quello attuare o meno una o più strategie che abbiamo deciso di utilizzare Deciso a priori, quindi, come sempre, il modo migliore per aggredire i mercati è farlo con in testa delle strategie che abbiamo già deciso a priori. Se non abbiamo delle strategie, non approcciamoci neanche al mercato. Analizziamo un po' anche la situazione degli ETF, visto che in tanti mi dicono come vanno gli ETF, come vanno gli ETF. Gli ETF vanno sostanzialmente bene almeno dalla settimana precedente, quindi fai fino al 19 luglio ultimi giorni, più che altro le 16, 17, 18, 19, vediamo ci sono stati dei buonissimi afflussi lato BlackRock, un positivo bello importante che poi ciò che ha segnato questo movimento qui di recupero, quindi assolutamente positivo lo scenario lato ETF Attualmente da MTGOX sono già stati ceduti alcuni bitcoin, quindi sono tornati sui wallet dei legittimi proprietari. Non c'è stata chissà quale vendita, vedremo, magari inizieranno un po' di vendite, ce ne sono ancora un po' da scaricare, il governo tedesco ha finito di scaricare, quindi insomma, tra una cosa e l'altra il mercato sembra essere in ripresa. Quindi come vediamo, dopo la vendita tedesca, un po' le notizie su MTGOX, i prezzi erano scesi notevolmente, erano andati anzi a toccare una... Un'area che ancora non avevano toccato, molto bassa, quindi interessantissimo. In ripresa attualmente, come abbiamo detto, a ah, tra l'altro, per chi si chiedesse dove siamo adesso, siamo su MEXC uno degli exchange che utilizzo in Cefai, quindi un exchange normale centralizzato, che ci permette di fare trading con delle commissioni relativamente basse. Attualmente uno 0% sul maker e uno 0.01% sul taker. Per lo spot, anche lì attualmente sono in promo uno 0% su Bitcoin e uno 0% di commissioni su ETH quindi puoi comprare Bitcoin, vendere Bitcoin, fare quello che vuoi spot gratis e poi puoi anche fare trading normalmente anche qui gratis senza KYC, proof of reserve, insomma un exchange interessante per operare come al solito ti lascio qua sotto il link in descrizione e per invece i fan della DeFi c'è un Dex che ho recensito proprio qualche giorno fa che ci permette di fare trading appunto in DeFi in modo totalmente decentralizzato. Basta connettersi con il nostro wallet, esempio Metamask. Commissioni al pari di quelle degli exchange centralizzati. Possiamo fare trading sui futures, quindi perpetual quindi leva tutto quello che vogliamo insomma, ma totalmente in DeFi in modo decentralizzato, quindi senza che USSE e senza tutte queste cose qui. Estremamente interessante, i fondi sono nostri, sono caricati sui nostri wallet, quindi un modo molto molto innovativo per fare trading. Eccolo qua, si chiama Apex ho portato un video dedicato ti lascio qua sotto il link così puoi dargli un'occhiata e ti lascio anche il link per connetterti puoi tra l'altro connetterti con rete th io lo uso con rete th per esempio con rete binance quindi la bsc la bnb chain arbitrum o mental network insomma hai tutta una serie di opzioni puoi far trading tranquillamente sulla maggior parte di asset come vediamo qua quelli principali personalmente qua sopra faccio trading di bitcoin quindi veramente una soluzione estremamente interessante, ripeto, anche per chi ha rete TH, le commissioni sono praticamente irrisorie, quindi molto molto valido per operare in modo decentralizzato. Così ci ho dato una soluzione centralizzata, una soluzione decentralizzata. Torniamo a noi, dobbiamo analizzare quello che sta succedendo, in particolare proprio stamattina mi è stata fatta una domanda, ci sono i tassi di interesse che pare verranno tagliati nuovamente. Che cosa succederà all'economia? Generalmente quando tagliano i tassi di interesse crolla tutto. Bisogna fare un appunto su questo, bisogna comprendere i dati dietro le righe, quindi dobbiamo comprendere a monte cosa succede quando vengono tagliati o alzati i tassi di interesse. Quindi andiamo ad aprire la nostra lavagnetta Paint, che da un po' che non andiamo a utilizzare, e capiamo cosa succede. Allora, storicamente, quello che succede quando vengono tagliati i tassi di interesse, quindi ipotizziamo che questi siano i tassi di interesse che vengono tagliati, il mercato tende effettivamente nel tempo ad andare in giù. Viceversa, quando vengono aumentati i tassi di interesse, tende ad andare in su. Questa roba qui, andare in su, andare in giù, non è colpa del taglio, o meglio, il taglio o l'aumento influisce. Ma in che modo influisce? Perché vengono tagliati i tassi? Perché vengono aumentati? Allora l'economia funziona praticamente, quella almeno del denaro fiat, va da una bolla all'altra, lavorando, gestendo quella che è la leva dell'inflazione, cioè la leva del stampaggio di denaro, cioè la leva del taglio o aumento dei tassi di interesse. Tramite il taglio o l'aumento dei tassi di interesse si va a manipolare quello che di fatto è l'economia. Portandola verso la bolla che esplode, crolla e poi di nuovo si va in ripresa piano piano fino alla bolla successiva dove viene boom, di nuovo scoppiata, crolla e si va avanti così. Ed è un ciclo che si ripete ogni volta. Cosa succede nel breve termine sui mercati? Nel breve termine sui mercati la notizia attenzione, ripeto: la notizia del taglio. Quindi facciamo un meno per il taglio e un più per l'aumento dei tassi. La notizia del taglio dei tassi di interesse porta generalmente a fare un ultimo sprint del mercato in salita prima di andare poi ad esaurirsi, a sgonfiarsi. Questo è quello che succede in generale. Ci troviamo con la ciclica di Bitcoin, quindi parliamo di Bitcoin, non parliamo degli altri, degli altri mercati, parliamo per ora solo di Bitcoin. La ciclica ci dice che il 2025 sarà l'anno... L'anno del record, l'economia, però, ci dice che siamo messi male e che quindi bisogna tagliare i tassi per fare che cosa per stimolare l'economia. Queste due cose, come vedi, sono in contrasto attualmente. Che cosa vince? Tendenzialmente, a mio avviso, modestissimo questo ha molta più risonanza rispetto che questo. Che poi Bitcoin non crollerà sottoterra e magari crollerà meno, che cavolo ne so, va bene perché c'è la ciclica di mezzo, come vogliamo. Però ciò che importa analizzare non è tanto un'analisi tecnica di quello che succede sui grafici, ma è un'analisi a monte di come si muove il denaro, di dove stiamo andando. Ho detto che i tassi influiscono poi, nel futuro, non nel brevissimo termine, ma nel lungo termine, su quello che succede dal punto di vista della crescita dei mercati. Perché? Perché di nuovo tagliare i tassi significa. Indurre le persone a prendere prestiti e quindi di fatto aumentare nel tempo l'inflazione. Viceversa, aumentare i tassi significa stringere la cinghia e di nuovo piano piano le cose vanno giù. Quindi si va a contenere l'inflazione, si va a ridurre i soldi che escono fuori e si riporta l'inflazione ai livelli che interessa alle banche. Poi di nuovo si riparte e si va avanti così. Ciò che succede non è che il tasso di interesse porta come conseguenza recessione, inflazione e così via a monte la cosa cioè quando i prezzi delle cose salgono significa che c'è un'inflazione forte quindi vuol dire che è stato stampato un sacco di denaro di conseguenza inflazione forte che porta i prezzi delle cose a salire i salari rimangono costanti ma i prezzi delle cose salgono è vero che i mercati salgono è vero che salgono i prezzi di ogni cosa azioni bitcoin qualsiasi cosa ma ma le persone non è che possono sempre comprare a prezzi maggiori, il denaro vale sempre meno. Io c'avevo un milione, beh? Adesso sai quanto mi è rimasto? 700.000 lire. Come lo sai? No, dico, eh si no? Quello è un pacco da 700.000 lire. Beh, insomma mi mancano 300.000 lire. Ma... È, una cosa, è una cosa logica, una cosa, è una conseguenza logica. Perché? E come perché? Tu non da giorni, non leggi i giornali, non segui la borsa. La moneta si svaluta, la tua si è svalutata del 30%. È chiaro? svalutazione monetaria. Quindi si arriva in un punto di crisi, diventa necessario mettere un freno all'inflazione e per mettere un freno all'inflazione cosa succede? Vengono aumentati i tassi. Se tu aumenti i tassi di interesse, le persone prendono meno prestiti. Prendere meno prestiti significa tirare la cinghia e cercare di campare con i risparmi che intanto si sono svalutati. Arriva a un certo punto. In cui l'inflazione torna a essere controllata, ma l'economia non sta girando bene. Perché? Perché se non prendono prestiti, succede che l'economia rallenta e il debito, l'economia del debito che viviamo, vive proprio sul debito. Quindi, se tu ti indebiti, cresci. Questa è l'idea di fondo. Di conseguenza, cosa succede? Che qua Taglio i tassi, tagliare i tassi significa più prestiti di nuovo e di conseguenza ritorna pian piano l'inflazione a salire. Quindi taglio, tac, pa 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 pa, inizia a salire. Andiamo a capire meglio questa cosa col grafico reale. Allora, quello che tu vedi qui in azzurro, questo qua che sto muovendo adesso in blu, sono i tassi di interesse. Questo che vedi in azzurrino invece che sto muovendo adesso è per esempio l'SP 500. Questi che vedi qua sono gli abbassamenti dei tassi. Quindi da qua iniziano ad abbassarsi i tassi in situazioni di crisi sul mercato. Ma perché? Perché, come dicevo, i tassi vengono abbassati quando l'economia rallenta. Quando l'economia rallenta, vengono abbassati i tassi. Quando l'economia accelera. Vengono alzati i tassi perché l'obiettivo qui: qual è? È quello di pilotare sostanzialmente l'economia, andando a rallentarla quando corre troppo, quindi quando corre anche l'inflazione, e stimolarla quando corre poco, quando inizia a rallentare, quando inizia a esserci crisi. Generalmente, quando inizia a esserci crisi, li si dà la mazzata iniziando ad abbassare i tassi, tutto crolla, poi piano piano di nuovo ci si adatta, si rinizia a riprendere l'economia e si riparte. In, questa, in questo contesto, partiamo da qua, vediamo un top sui mercati, vediamo notizia, e questo è molto importante, notizia dei tagli dei tassi di interesse portano generalmente i mercati up, a salire, quello che dicevamo prima, arriva la notizia e il mercato sale, poi quando iniziano a tagliare i tassi i mercati scendono, quindi in questa fase, fantastico, si inizia a tagliare effettivamente i tassi, man mano che si tagliano effettivamente i tassi vediamo che subito... Il mercato fa un ultimo pump e fa un nuovo all time high. Dopodiché inizia a scendere, 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 scendere. Cosa succede a questo punto? Siamo in una fase laterale. In questa fase c'è un pochino uno stabilizzarsi dell'economia. Quindi l'economia inizia a stabilizzarsi, si prepara la ripresa e a questo punto si ricomincia ad aumentare i tassi. Man mano che si iniziano ad aumentare i tassi, intanto l'economia si sta riprendendo. Sta quindi crescendo ed ecco qua che i prezzi, salgono, i prezzi salgono, i prezzi salgono, i prezzi salgono, i prezzi salgono, quindi ci si riprende, piano piano si sale, vediamo che a un certo punto si va a flat, quindi quando effettivamente si è raggiunto il livello che si voleva raggiungere ci siamo ripresi. In questa fase stagna un po' a livello tassi interesse, non ci sono altri innalzamenti, si rimane piatti anche perché se si continua ad alzarli si va a strozzare. Quindi cosa succede? Che di nuovo siamo sostanzialmente con l'ultima fase di up, finché non vengono annunciati di nuovo il taglio dei tassi, vengono tagliati i tassi, vediamo che immediatamente con il primo taglio il mercato fa un ultimo pump in su, dopodiché, pam, di nuovo si riparte, si scende. Poi di nuovo flat, in questa fase, dopo che sono stati fatti i tagli e tutto, il mercato piano piano, piano piano, piano piano ricomincia, a riprendersi, vengono rialzati i tassi di interesse, quindi c'è un altro sprint che viene fatto dal mercato. Dopodiché, primo taglio dei tassi, vediamo. Nuovo all time high, continuano i tagli e i prezzi di nuovo boom, crollano e si riparte di nuovo flat. In realtà, in questa fase il grafico è sporcato perché c'è stata la, la situazione della, della pandemia. Qui hanno stampato billions and 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 billions e billions, billions e quindi i mercati sono comunque andati su molto, molto rapidamente. Vedi c'è una grossa pendenza qua in SP 500. Ora ci troviamo sostanzialmente in questa fase, come puoi vedere qui. Puliamo il grafico. Ecco qua, ci troviamo esattamente in questa fase con i tassi che verranno nuovamente tagliati, quindi succederà di nuovo questa roba qua, qui probabilmente ci sarà un altro sprint prima di ritracciare dell'SP500 esattamente così come Bitcoin e tutto il resto, e poi di nuovo taglio dei tassi, pack, pack, e si andrà nuovamente giù. Questo è un pochino quello che mi aspetto, quindi il 2025 non me lo aspetto come l'anno più bello di Bitcoin, ma me lo aspetto verosimilmente con un bel taglio dei tassi di interesse, un rallentamento dell'economia che ci sta perché l'hanno tirata avanti, trita, ritrita, l'hanno portata avanti stampando, 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 inflazionando molto i prezzi con le elezioni di mezzo, non puoi far partire una recessione, no? E allora cosa succede? Che vanno avanti, 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 parte la recessione probabilmente proprio nel 2025, vediamo poi effettivamente cosa succederà, l'analisi ciclica di Bitcoin dice tutt'altro però ragazzi dobbiamo, dobbiamo vedere dobbiamo vedere come funzioneranno le cose di fatto quello che succede l'abbiamo visto è un susseguirsi di mercati in pump in bolla figo to the moon inflazione alle stelle recessione si ritorna indietro si ritorna sui propri passi rallentiamo un pochino in modo da andare a stimolare l'economia per ripartire e farsi un'altra run quindi è tutto un susseguirsi degli stessi cicli Ergo cosa mi aspetto? Mi aspetto che ci sia un pump magari ancora, magari un ultimo colpo di reni su Bitcoin verso magari le presidenziali da qui a fine anno, poi bisogna capire chiaramente nessuno ha la sfera di cristallo. Ultimo colpo di reni, un bel pump, iniziano effettivamente a tagliare i tassi, si sconta la notizia, i prezzi salgono di nuovo con l'inizio del taglio, probabilmente in quel periodo lì coinciderà un bel nuovo top, quindi nuovo all time high e poi di nuovo piano piano si va man mano che tagliano gli interessi a scendere quindi personalmente quello che farò io è attendo questa fase toglierò un po' di roba che ho accumulato quindi taglierò un pochino i portafogli sia in ambito azionario che in ambito cripto mi parcheggerò della liquidità e attenderò sostanzialmente che man mano i tassi decrescano e di conseguenza inizia a rimuoversi l'economia i mercati faranno pulizia scenderanno i prezzi a quel punto mi inizierò a riposizionare bene con i miei piani d'accumulo e comprerò a prezzi migliori in vista poi del pump successivo. L'analisi ciclica di Bitcoin la continuo a seguire, continuo a vedere come evolve. Chi mi segue da un po' sul canale lo sa: io ho un portafoglio holding a vita. Quindi non tocco, non faccio niente con una quota di scommessa che ho messo lì su Bitcoin, che tengo là e non mi interessa dei prezzi salgono o scendono, è lì. E poi una quota più speculativa. La quota speculativa, quella per far soldi, per intenderci, quella ovviamente la vado a modulare, vado a vendere quando secondo me è il momento, quando sono soddisfatto e così via. Quello che farò è andare a toccare questa quota che tengo di speculazione, altcoin comprese, quelle le dampo via, e ciao, appena vedo o il sentore che ci sono delle buone percentuali e un potenziale oltre mai che è stato fatto, quindi sono soddisfatto, premesso che ho già venduto più volte. Di nuovo, l'ho già detto anche in altri video, quindi mi sono già fatto la mia burran se vogliamo, quindi questo è tutto grasso che colla e tutta roba in più, però ecco andiamo a ottimizzare anche questa fase qui e poi, e poi ci prepariamo però per le situazioni quelle interessanti, ci prepariamo per i veri cali e ci prepariamo per quello che succederà dopo. Ed è in quella fase che andremo insieme, e se mi continuare a seguire qua sul canale ti supporterò proprio in quella fase, andremo a capire come muoverci. Per ottimizzare il più possibile i risultati: quanto comprare, dove, quindi sarà un'analisi passo dopo passo durante il mercato in modo da poter analizzare in diretta quello che succede. Se ancora non ti sei iscritto, quindi clicca il pulsantino che trovi qui, iscriviti al canale, così rimarrai aggiornato con tutti quelli che saranno i movimenti che farò sui miei portafogli e Che porterò e riporterò continuamente qua sul canale. Ti ricordo, qui ti lascio anche il link dell'exchange che abbiamo visto: Max -C e Apex, uno centralizzato, uno decentralizzato. Fammi sapere cosa ne pensi tu di questa situazione nei commenti. Ti ringrazio per essere stato qui con me. Un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video.